Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche quelli non Nintendo. Il recente PlayStation Showcase sembra aver deluso molti e la domanda che si sono fatti un po' tutti appena conclusa la presentazione è stata più o meno: ma che fine hanno fatto le esclusive first party? A parte qualche teaser trailer in CGI e la presenza assicurata di Spider-Man 2, ad essere mancati sono stati gli studi interni di Sony, quelli che vengono raccolti sotto l'etichetta della divisione PlayStation Studios. In questo video ricchissimo cercheremo di fare il punto della situazione, passando in rassegna tutti gli studi sotto il diretto controllo di Sony, cercando di capire a cosa stanno lavorando al momento, muovendoci con agilità tra notizie ufficiali, rumor e qualche speculazione. Siccome non sono più un pischelletto e la memoria inizia a vacillare, può essere che io mi sia perso qualche pezzo per strada. Quindi, come al solito, vi aspetto nei commenti per eventuali aggiunte e precisazioni. Invece, se siete nuovi, vi invito, anzi vi obbligo, a iscrivervi subito al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti link, tutti da cliccare. Fatelo! Io ho detto tutto, iniziamo! La storia dei PlayStation Studios nasce nel 2005, quando Sony decise di raggruppare tutti i team di sua proprietà sotto un'unica etichetta, quella dei Sony Computer Entertainment Worldwide Studios. Alla sua guida ci sono state tre figure ben distinte. La prima, Phil Harrison, ricordata per il recente flop colossale di Stadia, seguita poi nel 2008 dalla guida di Shuhei Yoshida, un nome iconico di Sony legato indissolubilmente alla storia di PlayStation. Quando però Yoshida nel 2019 è stato riposizionato come capo supervisore della divisione indie, il nuovo leader dei Worldwide Studios è diventato Herman Hulst, che precedentemente occupava una posizione di rilievo all'interno di Guerrilla Games. E infine c'è un ultimo passaggio: con l'arrivo di PlayStation 5 nel novembre 2020, il nome di Worldwide Studios è stato abbandonato in favore di PlayStation Studios. Siamo arrivati così alla configurazione attuale della divisione. Sul sito ufficiale figurano 18 nomi nella categoria Our Studios, ma in realtà le cose non stanno proprio così. Innanzitutto io darei una piccola aggiornatina alla lista. Tra questi nomi c'è anche quello di Pixelopus, il team che qualcuno di voi ricorderà per l'intrigante Concrete Genie. Ecco, sappiamo in realtà che a partire dal 2 giugno lo studio sarà definitivamente chiuso. Nel portafoglio di Pixelopus, oltre a Concrete Genie, figura solo Entwined, un rhythm game uscito su PlayStation 3, 4 e PlayStation Vita. La cosa triste è che lo studio stava lavorando a un titolo non ancora annunciato per PS5, ora ufficialmente cancellato. Quindi, ancora prima di partire, dobbiamo già salutare una potenziale esclusiva. Inoltre, in questa lista non figurano i più recenti acquisti di Haven e Firewalk, che però sono stati a loro modo protagonisti del recente showcase. Oltre a questi nomi, non sono riportati gli studi di supporto, quelle squadre che di solito vengono affiancate ad altri team, insomma, quelli che lavorano nell'ombra. E ve li cito rapidamente al volo. Fabric Games è una succursale di FireSprite che si è unita al gruppo principale proprio nel momento in cui FireSprite è entrata a far parte dei PlayStation Studios. I californiani dello studio San Mateo sono un team di supporto specializzato in animazione e storicamente hanno partecipato allo sviluppo di numerosi franchise Sony come SOCOM, Resistance e più recentemente anche Spider-Man, ed è probabile che abbiano dato il loro contributo anche nel seguito appena presentato. I ragazzi di Savage Game Studios sono entrati a far parte dei PlayStation Studios meno di un anno fa. La loro acquisizione rientra nell'ottica di espandere il brand PlayStation anche nel mondo dei giochi mobile. Nel comunicato stampa dove veniva annunciata la loro entrata nella famiglia di Sony, veniva affermato in chiusura che Savage stava già lavorando a un AAA mobile live service action game. Al momento però non abbiamo ancora informazioni a riguardo. Valkyrie, proprio come San Mateo, è un altro studio di supporto puro e nel corso degli anni ha dato il suo contributo lavorando su progetti come Infamous, God of War e Twisted Metal. Invece, il ruolo di XDev è molto particolare. XDev infatti si occupa di coordinare la pubblicazione di titoli sviluppati da studi indipendenti su piattaforme Sony. È una sorta di intermediario tra Sony e tutto quello che è esclusivo ma non sviluppato internamente ai PlayStation Studios. Inoltre si occupa anche del lato marketing di queste produzioni, gestendo gli elementi PR, le community dei giochi online e via dicendo.
Bene, ora che abbiamo un quadro generale della struttura dei PlayStation Studios e di tutti i satelliti che orbitano al suo interno, procediamo pure con i pezzi grossi, andando rigorosamente in ordine alfabetico, e quindi iniziamo da Band Studio. Molti di voi ricorderanno questo nome per il neanche troppo recente Days Gone, ma in realtà si tratta di un team che dagli anni 90 ha sfornato di tutto, con risultati altalenanti. Stiamo parlando infatti della compagnia che ha sfornato Bubsy 3D, quello che è riconosciuto come uno dei titoli più orrendi di sempre, ma Band Studio è legata anche alla serie di Siphon Filter, di cui ha curato tutti gli episodi principali e anche quelli usciti per PSP. Dopo aver lavorato su PlayStation Vita, Uncharted Golden Abyss e anche al semi sconosciuto spin-off di carte collezionabili Fight for Fortune, Band Studio si è preso un lungo periodo di pausa per tornare nel 2019 con un open world che ha fatto molto discutere, Days Gone. Sappiamo però che Sony ha rifiutato la proposta di Band Studio di fare un seguito diretto del titolo, a causa della ricezione iniziale di pubblico e critica non proprio entusiasmante. Sebbene non vedremo a quanto pare un Days Gone 2, è stato lo stesso Hulst a dichiarare, a giugno del 2021, che Band Studios era al lavoro su una nuova IP molto intrigante che sfrutta e amplia le fondamenta sviluppate con i sistemi open world di Days Gone. E sembrava che il mondo fosse pronto a scoprire questo progetto quando, qualche giorno fa, in occasione dei festeggiamenti per il 30° anniversario del team, l'account Twitter ufficiale aveva scritto: "Non vediamo l'ora di mostrarvi cosa bolle in pentola". Ma così non è stato. Sarà per il prossimo showcase? Bluepoint Games è uno degli studi più in voga del momento, nonostante nella sua carriera abbia confezionato solo remaster, collection in HD e remake. La fama di Bluepoint è in gran parte dovuta all'ottimo Shadow of the Colossus del 2018, ma anche per aver donato l'immenso Demon's Souls al lancio di PS5, forse IL motivo per avere la console al day one. Da allora però non sappiamo nulla dello studio, se non che sono duramente al lavoro su un nuovo progetto. Nel corso degli anni si sono susseguiti rumor su rumor che volevano prima il team al lavoro sul remake di Metal Gear Solid, poi sul ritorno di Bloodborne per PS5. Niente di tutto questo al momento si è concretizzato, ma un'immagine condivisa a Natale 2022 ha fatto pensare che in realtà Bluepoint potrebbe aver intrapreso lo sviluppo di una nuova IP da affiancare ai grandi franchise Sony. FireSprite è invece uno sviluppatore specializzato in esperienze VR e, recentemente, lo studio ha messo la firma su Horizon Call of the Mountain, co-sviluppato insieme a Guerrilla Games. Nonostante il titolo sia stato appena pubblicato, a fine marzo di quest'anno un utente ha scoperto che FireSprite era già al lavoro su un altro gioco, un AAA horror adventure di stampo narrativo in Unreal Engine 5. Visto che lo studio era in cerca di un narrative director, è probabile che il progetto sia nelle fasi di pre-produzione e non si sa nemmeno se si appoggerà a una IP già esistente, come ad esempio Siren. Inoltre, ma qui si va proprio nel territorio dei rumor e delle indiscrezioni, è da gennaio che circola una voce stra-interessante riguardante proprio FireSprite. Lo studio avrebbe infatti preso le redini del progetto Twisted Metal Reboot, inizialmente affidato a Lucid Games. Questo anche perché il director di Lucid avrebbe lasciato l'azienda per unirsi proprio a FireSprite. Insomma, lo studio potrebbe avere le mani in pasta su due progetti belli corposi. Di Firewalk abbiamo visto l'annuncio di Concord, ma ora ditemi voi se si capisce qualcosa di questo gioco da un teaser del genere. Sappiamo che Firewalk è stata fondata nel 2018 dall'ex CEO di Bungie, Harold Ryan, ed è entrata nei PlayStation Studios proprio quest'anno. Oltre a qualche dichiarazione altisonante che fa capire ancora meno la portata del progetto, per ora abbiamo solo il genere di appartenenza di Concord, un FPS PvP multiplayer che arriverà su PS5 e PC nel 2024. Nonostante il nome di Guerrilla Games fosse inizialmente associato alla serie di Killzone, nel presente e nel futuro dello sviluppatore c'è spazio solo per Horizon. Dopo Horizon Forbidden West e la sua espansione Burning Shores, i piani alti hanno confermato non solo l'esistenza dello spin-off multiplayer Horizon Online Project, ma anche l'inizio dello sviluppo su un terzo capitolo. Mentre c'è stato un probabile leak del titolo multiplayer, ma le immagini non è che fossero proprio entusiasmanti, del terzo capitolo della serie principale probabilmente sentiremo parlare tra un po' di tempo. Ricordiamo inoltre che il team è l'autore della tecnologia dietro al Decima Engine, il motore grafico utilizzato anche su Death Stranding e sul suo seguito. Per Haven vale invece lo stesso discorso che abbiamo fatto con FireSprite. Con un teaser in CGI come questo è impossibile farsi un'idea di Fair Games, il primo titolo dello studio.
Sappiamo però che alle redini di questa casa di sviluppo c'è Jade Raymond, una veterana dell'industria che ben prima di legare il suo nome a Stadia per poi scappare a gambe levate, ha ricoperto un ruolo fondamentale in Ubisoft nella creazione della saga di Assassin's Creed. Quello di Sony è stato un acquisto a scatola chiusa e per ora è ancora troppo presto per confermare se l'aggiunta di Haven a PlayStation Studios sia stato un investimento fruttuoso. Magari non sarà un nome altisonante, ma per me Housemarque è lo studio che ha confezionato la più grande esclusiva console PS5. Mi riferisco ovviamente a Returnal, un progetto che sotto una finta patina da AAA nasconde invece una produzione a medio budget che si rifà al gameplay arcade dei Bullet Hell più punitivi, un salto nel passato tremendamente moderno. Non sappiamo molto sul prossimo progetto dello studio, ma ho trovato questa intervista rilasciata a marzo 2022, dove Hilary Quintinen, Managing Director di Housemarque, racconta di come lo studio non sia predisposto a lavorare su titoli multiplayer e di come la sua essenza sia sempre rivolta al mondo degli arcade. Sebbene vengono lasciate aperte le porte a un eventuale seguito di Returnal, lo studio ha iniziato a lavorare su una nuova IP di cui non sappiamo assolutamente nulla. Insomnia Games è uno dei pilastri dei PlayStation Studios negli ultimi anni. Non solo ha dimostrato una padronanza assurda dell'hardware PS4 con titoli del calibro di Ratchet & Clank e Spider-Man, ma ha inoltre tenuto in piedi la lineup di PS5 con Rift Apart ed esperimenti cross generazionali come Miles Morales. Una delle punte di diamante di PlayStation Studios è ora pronta a tornare con il seguito diretto di Marvel Spider-Man, ma non dimentichiamoci che 2 anni fa fu annunciato in contemporanea anche il suo prossimo progetto, un titolo con protagonista Wolverine. E chissà che forma assumerà questo gioco, sarebbe interessante vedere un ritorno a delle dinamiche action-adventure più lineari. L'output di London Studio nel corso degli anni è stato semplicemente gigantesco. Da sempre il team londinese è associato a produzioni pensate per sfruttare periferiche e accessori secondari dell'ecosistema PlayStation. Prima dell'approdo nel mondo della VR, London Studio ha quindi lavorato su tantissimi titoli per iToy, SingStar e compagnia bella. Ma colpo di scena, il prossimo progetto non sarà un titolo pensato per il VR2. La produzione sembra infatti allinearsi alla volontà di Sony di spingere tanto, ma tanto, sui titoli multiplayer online, ed ecco quindi che il gioco, di cui abbiamo solo qualche concept art, sarà un online co-op combat game ambientato in una Londra fantasy. Si tratterà di un'esclusiva PS5 e qualcosa mi dice che approderà direttamente anche su PC. Media Molecule è invece uno degli studi più creativi dell'ecosistema PlayStation. Da Little Big Planet a Tearaway fino a Dreams, l'attenzione è sempre stata rivolta nello stimolare la creatività dei giocatori. Dreams è in fin dei conti il progetto più ambizioso dello studio, un titolo che però subirà un drastico arresto a settembre di quest'anno. La compagnia ha infatti annunciato ad aprile che verrà interrotto il supporto al titolo per permettere allo studio di concentrarsi sul suo prossimo gioco. Non sappiamo nulla di questo, ma probabilmente si tratterà dell'ennesimo progetto in grado di mettere in discussione le classiche nozioni di game design. Naughty Dog è stato l'altro grande assente del PlayStation Showcase. Ormai tutti aspettano con trepidazione il reveal del gameplay di Last of Us Factions, lo spin-off multiplayer della popolarissima IP. A quanto pare, proprio come accadde per il primo capitolo, questo progetto era nato come una costola di parte 2, per poi trasformarsi in un titolo standalone. Le cose però non sembrano essersi messe nel migliore dei modi. Naughty Dog ha appena fatto sapere che il progetto non è ancora pronto per essere svelato e necessita di più tempo di sviluppo, mentre Jason Schreier di Bloomberg ha pubblicato un report secondo il quale alcune fonti anonime avrebbero confermato che il progetto sarebbe stato ridimensionato da Sony dopo alcuni feedback interni provenienti da Bungie, che mettevano in dubbio la capacità del titolo di ancorare i giocatori sul lungo termine. Il progetto non sarebbe stato cancellato, ma gran parte del team che era al lavoro sarebbe stato riposizionato su altri progetti. Secondo questo report, insomma, Factions, dopo anni di attesa, potrebbe rivelarsi come un progetto molto meno ambizioso di quanto ipotizzato. Nonostante questo, Naughty Dog sarebbe al lavoro anche su un nuovo progetto che potrebbe essere tanto The Last of Us Parte 3 quanto una nuova IP a tutto tondo. Molto difficilmente invece Druckmann e soci riprenderanno in mano Uncharted. Nixxes è uno di quegli studi che si occupa del lavoro sporco. In particolare il team è specializzato nel porting di titoli su PC ed è questo il motivo per cui Sony l'ha aggiunto alla sua scuderia. Non aspettatevi quindi nuovi giochi da Nixxes, quanto piuttosto la sicurezza di vedere arrivare i grandi brand anche su personal computer. E non è un caso che tanti dei nuovi titoli a supporto continuo siano già stati confermati sia per PS5
PS5 che per PC. Se si dice polifoni è impossibile non pensare a Gran Turismo e lo studio di Kazunori Yamauchi è già al lavoro sul prossimo capitolo del simulatore di guida. In un'intervista rilasciata su Game Watch, una rivista giapponese, Yamauchi ha confermato a inizio anno che lo sviluppo del nuovo Gran Turismo è già iniziato. È stato scelto un tema attorno al gioco e si sono iniziati a muovere i primi passi nella produzione. Di più però il papà di Gran Turismo non ha detto, anche perché probabilmente il gioco ancora non esiste. Quindi non ci resta che aspettare l'inevitabile reveal. Chissà se Polyphony questa volta cercherà di tirare fuori qualcosa simile a Gran Turismo Sport. San Diego Studio ha ormai il solo compito di pubblicare a cadenza annuale un nuovo capitolo di NBL The Show. In pratica sarebbe il FIFA del baseball, sport che in Italia e in Europa non ha questo grandissimo appeal, ma che ha una certa presa sul pubblico nordamericano e giapponese. Non c'è molto da aggiungere, ma vi dico una piccola curiosità. Si tratta dell'unico gioco PlayStation Studios a essere pubblicato anche su altre piattaforme. E poi c'è l'altra major di Sony, ovvero Santa Monica Studio. Non si sa quale strada intraprenderanno gli autori di God of War, passerà un po' di tempo prima di avere notizie sul nuovo gioco. A novembre 2022, nell'hype post pubblicazione dell'ultimo God of War, il director aveva dichiarato pubblicamente che il team era già al lavoro su numerosi progetti, ma è ancora troppo presto anche solo per ipotizzare di cosa si tratti. Sucker Punch ha idealmente chiuso la stagione di PS4 con il folgorante Ghost of Tsushima, un titolo che ha contribuito nella rinascita dell'interesse verso il Giappone storico nei videogiochi. È dal 2020 che lo studio lavora attivamente su un nuovo progetto, ma l'anno scorso è arrivata la conferma che non c'era alcun piano di ripescare vecchie glorie del passato come Sly Cooper o Infamous. Visto il successo di Ghost of Tsushima è facile pensare che il prossimo progetto ne sarà un seguito diretto. Nel 2022 è stato avvistato un annuncio di lavoro rivolto a scrittori con esperienza nella creazione di storie incentrate sui personaggi in un gioco open world, un altro tassello che punta tutto nella direzione di un Ghost of Tsushima 2. Per me Astro's Playroom è qualcosa di più di una semplice demo tecnica. È una delle cose più interessanti che ho giocato su PS5 ed è la dimostrazione del talento di Team Asobi. Lo studio raccoglie la pesante eredità di Sony Japan Studio e porta alta la bandiera del game design giapponese. Secondo il director Nicholas Doucet, il prossimo titolo sarà il più ambizioso dello studio, ma saprà comunque mantenere fede alle sue radici nipponiche. Se devo dire la mia, spero che questo non sia un titolo pensato per PSVR 2. Sebbene si senta il bisogno di una produzione first party in grado di valorizzare la seconda generazione di VR Sony, il mio sogno è quello di vedere un platform 3D a tutto tondo creato da Team Asobi. Il titolo, sulla carta, avrebbe un potenziale pazzesco, non trovate? E si conclude qui la nostra ricognizione sui PlayStation Studios. Sono tanti i nomi coinvolti all'interno delle produzioni first party Sony, eppure da questo quadro generale emergono due fattori. Il primo è che negli ultimi anni c'è stato un bel cambio di rotta da parte di Sony, che è sempre più intenzionata nell'investire sul modello dei titoli multiplayer online a supporto continuo, e quindi di conseguenza è sempre più interessata a una crescita dell'ecosistema PC in parallelo a quello console di PlayStation 5. Il secondo elemento è che al momento ci troviamo in una fase un po' di stallo, molto simile a quello in cui si è ritrovato Microsoft nell'ultimo anno, dove tutti i grandi nomi sotto il diretto controllo di Sony hanno sì qualcosa in cantiere, ma purtroppo i tempi di sviluppo non sembrano essersi incastrati nel più favorevole dei modi, dando vita a un periodo dominato da qualche buco di troppo e molte incertezze. Ma staremo a vedere come evolverà la situazione. C'è già chi parla di un potenziale nuovo PlayStation Showcase previsto nei prossimi mesi. Non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme dell'argomento del video. Al giorno d'oggi, secondo voi, Sony e PlayStation si trovano in una fase di stallo? Non mi resta comunque che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, riposatevi, dormendo Sony tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro PlayStation, Michele Studios, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Informissima! Ma.